si vede se non è quello. Allora io fino a sono intervenuto pochissime volte in aula. La prima volta che sono intervenuto, detto chiaro e tondo, i miei colleghi, il Parlamento è ancora troppo succube dell'Office. Abbiamo un problema che è proprio questo, abbiamo un'ingerenza dell'Office che è ancora troppo elevata. L'Office nel settore energetico, l'Office nel settore finanziario, l'Office nel settore industriale. Allora io ho intervenuto dopo che è stato bocciato la nostra proposta di prolungare fino al 2020 l'eco bonus, quello del 65% di sconto, di detrazione fiscale sugli interventi di efficientamento energetico. Allora noi eravamo letti da 2 settimane di audizioni di tutte le parti industriali e tutte quante erano venute a dire abbiamo bisogno di stabilità, è la quarta volta che utilizzate l'eco bonus, ma lo fate durare sempre troppo poco, sempre un anno, e un anno possiamo fare programmazione. Le aziende se non possono fare programmazione sono rovinate. Nonostante questa processione di appunto parti sociali e industriali che hanno voluto chiedere questo prolungamento, questa stabilizzazione del ecobonus, abbiamo votato negativamente, hanno votato negativamente, e il Movimento 5 Stelle ce l'aveva proposto e quindi naturalmente l'avevamo supportato. A fronte di questo insuccesso allora abbiamo organizzato un convegno a Roma con tutte le parti sociali, perché questo è uno dei rari casi in cui tutte le parti sociali sono d'accordo, i sindacati, gli industriali, artigiani, rete imprese, mondo della ricerca, consumatori, banche, associazione nazionale tutorieri, tutti quanti. A questo punto la Camera finalmente ha approvato la stabilizzazione e adesso nella legge di stabilità dovremo definire i tempi e i metodi. Però io sono molto orgoglioso di dire che in questa stabilizzazione ci ho messo veramente, abbiamo messo noi della legislazione del Movimento 5 Stelle moltissimo di nostro, perché l'abbiamo spinta mediaticamente al massimo. E sono anche contento di dirvi che i dati ufficiali hanno detto che non appena il mercato ha saputo che questo ecobonus che comprende quindi anche gli elettrodomestici si sarebbe stabilizzato, è tornato un trend positivo di vendita. Bene. Allora, a fronte di tutto questo, io sono qui in questo momento per fare semplicemente da guardiano, perché sono concentrato sui lavori per quanto riguarda l'energia, perché l'energia effettivamente è un costo, però non viene mai detto che noi in questo momento non paghiamo assolutamente le fonti fossili per quello che veramente costano, perché tutti i costi ambientali e sanitari sono esternalizzati. Però la Germania, che è un paese molto serio, ha calcolato 40 miliardi di euro all'anno in costi per le esternalità negative che sono generate appunto dalla produzione dei fossili. Allora io ho solo 2 cose velocemente da concludere. Stiamo lavorando per una legge su Made in Italy, perché se le aziende vanno a produrre all'estero, perlomeno che non possono fregiarsi di dire che quello è un prodotto Made in Italy. E noi abbiamo questa proposta in rampa di lancio. Poi c'è un'altra proposta, siccome si stanno moltiplicando i casi di affitto di imprese, i casi in cui gli operai diventano proprietari dell'azienda, comunque la forma cooperativa che portano avanti la produzione. Io naturalmente mi auguro che dall'incontro di domani con il governo nasca una possibilità per la produzione di continuare come ha sempre fatto. Però nel caso in cui si dovesse arrivare all'iniziativa dei lavoratori di diventare loro stessi imprenditori, quindi affittare l'azienda e continuare la produzione, lavoreremo per avere degli schiavi fiscali. Gli schiavi fiscali che ormai sono decine le iniziative di questo tipo in tutta Italia. L'ultima cosa, spero che non sia assolutamente il caso vostro, ve lo auguro di tutto cuore, ma sapete benissimo che proprio da qualche giorno abbiamo lanciato la nostra proposta sul reddito di cittadinanza. Visto che le situazioni gravi in questo momento sono moltissime e purtroppo negli ultimi anni si sono moltiplicate, noi cercheremo veramente di portare avanti questo discorso di avere un reddito minimo di 600 euro garantito a tutti quanti. Vi auguro naturalmente che questo non sia il caso vostro. Grazie. Grazie, la senatrice Laura Puppato. Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto la mia solidarietà, quella personale e quella anche del mio gruppo politico che è stato rappresentato da Casellato e anche da Rubinato. Io dico poche cose, anche perché credo che siate molto stanchi di ascoltare i ragionamenti. Io dico che fin qui, sono da pochi mesi in Parlamento, fin qui ci siamo arrivati per colpe che sono evidentemente spalmate,
sulla classe politica, sulla classe istituzionale. Prima il Presidente Zaia parlava del 68% di tasse, tra l'altro Luca, a me risulta che quella quota di regionale venga inserita in bilancio regionale, fino all'altro giorno l'abbiamo messa. Adesso non so se vada direttamente allo Stato, ma insomma la tradizionale regionale... Se decidi no, quando farà il bilancio della regione parliamo, ma guarda, cioè... No, bilancio regionale si fa si dovete autorizzare, perché con tutti i problemi che abbiamo, mancava una che non faceva nessuno sul bilancio della regione. Quando si dicono cose non vere è dura, no? Allora, perché avrei detto che non è vero? Nel bilancio regionale. Scusate, cerchiamo di attenerci al tema della serata, altrimenti se cominciamo a discutere tra di noi. Scusate, io ho apprezzato fino a. Io ho apprezzato fino a questo momento che tutti coloro che sono intervenuti, deputati e senatori, hanno cercato di evitare le polemiche politiche, per cui io cercherei di mantenere quello che è stato il clima fino adesso. Scusa, Presidente. L'addizionale regionale la risposta su quello che è stato detto. Quando il 25 febbraio siamo andati a questo governo e sappiamo che ci sono oltre 2.000 miliardi di debito, questo è un dato che ci portiamo a mezza volta. Sappiamo anche che uno dei grandi temi è l'emergenza del lavoro. Allora, le questioni possiamo metterle su due punti di vista. Il primo è che dobbiamo dare risposte immediate e io credo che le quattro parti politiche, le quattro parti che oggi sono coinvolte siano rispettivamente la politica nazionale, la politica regionale, le imprese, che sono state qui rappresentate ampiamente in tutti i casi, e la quarta parte siete voi, ma voi siete l'unica parte, credetemi, lo dico non qui e non solo stasera, l'unica parte che ha già fatto tutto quello che doveva fare. Tutte le altre devono agire. Devono agire nell'immediato, devono agire nel medio e lungo termine. Nell'immediato come? Lo dicevano prima le colleghe, lo dicevano i colleghi che sono intervenuti. La prima questione a livello nazionale, domani c'è un tavolo, credo importante, perché è un tavolo che riguarda anche l'Electrolux di Susegana, oltre che le altre località che sono rappresentate dai sindaci presenti e non presenti, è un tavolo che riguarda evidentemente il costo del lavoro. Sarà importante dare dei segnali alle aziende in cui si mettano in fila finalmente le questioni che riguardano gli oneri sociali e l'appesantimento che gli oneri sociali hanno in questo Paese. E questa è una competenza della politica. L'altra competenza della politica, mi sono fatta attrice su questo di un intervento, ho fatto uno degli emendamenti, uno dei 3.000 emendamenti riguarda proprio il fatto che da oltre un anno e mezzo le imprese non possono più scaricare, per esempio, gli oneri relativi al costo di innovazione e di ricerca, e quindi per esempio il credito fiscale a questo deputato va reinserito in termini di spesa appunto ad oneri dello Stato. Credo che altre attività possano essere messe in campo, perché quando si parla di competitività si fa troppo spesso riferimento al costo del lavoro, intendendo il costo delle maestranze, si fa poco riferimento ai costi aggiuntivi che hanno le imprese in termini di burocrazia, lo diceva bene prima Bertanega, i costi aggiuntivi che ci sono per le infrastrutture, che noi siamo 24esimo paese su 27, che il Veneto non fa differenza, ai noi, relativamente alle infrastrutture telematiche, che sono uno dei temi rilevanti di scelta dei territori oggi in Europa. L'altra grande questione è di medio e lungo termine, che dà un grande valore per la prospettiva, perché vedete, se l'Electrolux oggi pensa di investire in Polonia, perché la Polonia costa meno in termini di costo del lavoro, ma gli si spiega chiaramente che l'Europa o investe tutto in una politica comunitaria che veda assieme i diritti dei lavoratori, il welfare, il diritto alla difesa comune, tutti questi temi che da dicembre in avanti devono essere messi sul tavolo e finalmente discussi a
livello comunitario. E guardate, vi parlo anche perché sono, tra le altre cose, rappresentante in seno al Senato relativamente appunto al Consiglio d'Europa. Io credo che l'altra grande scommessa è quella di far capire alle imprese che c'è un'Europa che è in grado, in tempo medio-lungo, di riuscire a uniformare non solo la tecnica, non solo le regole, ma anche i sistemi di produzione e i sistemi di guardia. Credo che insieme, lavorando nell'emergenza, con questo carico spaventoso che abbiamo ricevuto da 6 mesi a questa parte, c'è un'emergenza al giorno, le responsabilità sono di tutti. Io non voglio dare colpe, ma sono stanca di vedere giustificazioni. Non abbiamo più giustificazioni, le tre parti in causa, Regione, Stato e imprese, non possono più dare giustificazioni. Io per prima me ne assumo la responsabilità per la parte politica che mi riguarda, credo che siamo chiamati a rispondere perché voi, che avete fatto la vostra parte, abbiate le vostre risposte. Grazie.